of Politecnico di Milano. Andrea Senesi, who is the president of Fondazione Politecnico di Milano, apologize for not being present this morning, but he is now flying back to Milan due to a personal urgent problem. Anyway, he asked me to welcome you to Innovation House, managed and powered by Fondazione Politecnico di Milano and Regione Lombardia. Also, sustainable mobility practices and to introduce the topic is President Claudia Maria Terzi, Lombardy Region Consigliere for Transport, Infrastructure and Sustainable Mobility. Dear Assessore, buongiorno. Nice to meet you. Buongiorno, buongiorno. Nice to meet you. I'm honored to give you the floor for this introduction and thank you. Thank you very much. Innanzitutto, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi spiace per il presidente Senesi, spero che non sia nulla di grave, mi giunga insomma questo mio saluto. Oggi parliamo, parlate, parliamo, ci confrontiamo relativamente ad un progetto a cui Regione Lombardia, ma non solo Regione Lombardia, tiene moltissimo. Cos'è Fili? Cos'è Fili? Ve lo spiegherà il presidente Gibelli e tutti i relatori, ve lo spiegheranno tutti i relatori di questa mattinata, di questa giornata, perché è un progetto veramente molto, molto complesso con delle caratteristiche particolarmente innovative. Per Regione Lombardia, Fili è una visione, è la visione del futuro, è la visione della Lombardia del futuro. Questo con il progetto H2 Iseo disegnano o vogliono come progetti disegnare la Lombardia del 2030 e dopo il 2030. Una Lombardia che si rende conto di avere sulle spalle la responsabilità di essere la regione più popolosa d'Italia, che una regione che ha i numeri generalmente di uno stato medio europeo, fortemente urbanizzata e antropizzata, con tutta una, come posso dire, un difficile equilibrio da cercare e da mantenere, da trovare e da mantenere rispetto alla sostenibilità che una regione come la nostra necessariamente deve appunto in qualche modo ricercare nella sua azione. Una sostenibilità, un nuovo modo di vivere, un nuovo mo modo di viversi, un nuovo modo di programmare, di progettare le città, anche città che hanno una storia e che sono ovviamente, insomma, hanno una loro realizzazione, una loro caratteristica già da moltissimo tempo, come appunto può essere ovviamente il nostro capoluogo, cioè Milano. La sostenibilità per Regione Lombardia non è uno slogan, è, ripeto, un'assunzione di responsabilità da tradurre in fatti molto concreti. Ecco, tra i tanti fatti, sicuramente Fili è in testa alla classifica. Per quella che è l'innovazione che sta alla base del progetto Fili, per quella che è un cambiamento di paradigma che sta alla base del progetto Fili. Un nuovo paradigma che tenta di superare le distorsioni degli anni, dei decenni passati, quando anche e soprattutto in una regione molto produttiva come la regione Lombardia, l'obiettivo era costruire, consumare suolo, produrre, produrre, produrre senza pensare al domani. Ecco, per fortuna oggi, ripeto, il paradigma sta profondamente cambiando. Sta cambiando sia nella politica, sia negli amministratori locali, ma anche chi, appunto, come Ferrovie Nord Milano, il presidente Gibelli e tutti i suoi collaboratori, hanno voglia di assumersi queste sfide così coraggiose. Fili, ripeto, poi ve ne parlerà il presidente Gibelli nel dettaglio, è veramente un nuovo modo, di vedere e di pensare al territorio. Non solo per i cittadini, ma anche per gli utenti. Quindi l'idea è di dare la possibilità di godere del territorio e di vivere appunto il territorio, un territorio fortemente antropizzato e complesso come quello milanese,
dicevo, in un nuovo modo, sia che tu sia un cittadino milanese, sia che tu sia di passaggio a Milano e sia che tu sia uno di quei tanti, tantissimi, di quel milione di persone che tutti i giorni si recano a Milano per lavoro. Lo vedrete, Filea ha delle caratteristiche veramente molto innovative che lo rendono veramente unico a livello non solo italiano, ma direi nemmeno solo europeo. Io quando lo descrivo un po' come il prodotto di una follia lucida. In particolare del presidente Gibelli, ma non solo, per esempio della Fondazione Politecnico che ci sta accanto in queste sfide che decidiamo di raccogliere. Fili parla di mobilità integrata, di nuova mo mobilità, di un nuovo modo di insediarsi sul territorio e parla anche di un progetto che non ha uguali nella storia della regione Lombardia, che è una pista ciclopedonale di 72 chilometri che parte dal centro di Milano, dalla stazione Cadorna e che si prefigge come obiettivo quello di arrivare all'aeroporto di Malpensa, pensando ed essendo convinti che anche grazie a questa infrastruttura verde, insomma, l'esempio massimo di quanto può essere la sostenibilità e un nuovo modo sostenibile di muoversi, dicevo, siamo certi che anche dove si snoderà questa infrastruttura ci sarà una nuova vita dei territori, senza dubbio a nuovi insediamenti anche di tipo produttivo, ma di una produzione ovviamente sempre più sostenibile e perché no, un forte incentivo, un forte sostegno anche al turismo. Voi sapete, insomma, la Lombardia è normalmente identificata come una regione industriale super produttiva, ma è anche meta di importanti numeri, di un importante flusso di turisti, non solo business, ma proprio turisti in senso stretto. Quindi anche in questo senso vorremmo offrire con questo progetto straordinario un'alternativa, un nuovo modo di conoscere i nostri territori, che si inseriscono, ripeto, in una visione, in una politica profondamente diversa di questi ultimi anni, che è una politica che si muove all'insegna della sostenibilità e di una nuova regione Lombardia. Quindi grazie a tutti voi, grazie a chi ha raccolto con noi questa sfida, a chi ce l'ha proposta e ovviamente a chi ha deciso con noi di condividerla e buon lavoro soprattutto per chi interverrà dopo. Io vi seguirò come ho fatto già ieri con particolare attenzione. Grazie ancora. Thank you, Assessore Terzi, for this introduction and for this vision about this topic. Now I give the floor to President of Ferrovie Nord Milano, Andrea Gibelli. Please, the floor is yours. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Innanzitutto dobbiamo, come ha anticipato l'assessore Terzi, che ha attraverso la sua azione legislativa presso Regione Lombardia favorito le condizioni normative, regolatorie e finanziarie perché il progetto FILI potesse diventare realtà. Innanzitutto spieghiamo il motivo per cui siamo qua. Il fatto che la Regione Lombardia, il Politecnico di Milano, con le sue articolazioni relative alla fondazione, vogliono presentare in un'area del pianeta particolarmente attrattiva come Dubai, il suo Expo, un modello di sviluppo che è tipicamente lombardo, ma che introduce degli elementi di novità che già dal titolo potete individuare, nel senso che la regione vuole in qualche modo stabilire un principio che si riassume nel termine nuova antropizzazione. Il primo elemento è questo, che rappresenta l'idea dell'uomo in Lombardia e la sua presenza che non può essere né cancellata né annullata, diciamo, da forme ideologiche, ma tende a presentare proposte, soprattutto legate alla conoscenza e alla tecnologia, per un nuovo equilibrio tra uomo e natura. I sei progetti vanno
questa direzione e i progetti che presentiamo sono il frutto di una visione complessiva che nel termine FIVI in italiano vuol dire ricucire il territorio e soprattutto sulla scala. Ho incontrato alcuni giornalisti qui degli Emirati qualche minuto fa, mi scuso del ritardo, e la dimostrazione è che quando parli di progetti, la scala che noi presentiamo diventa una scala interessante perché la distanza tra il centro di Dubai e l'aeroporto intercontinentale è la stessa tra il centro di Milano e Milano Malpensa Aeroporto. Quindi quella scala, che è uno standard internazionale, l'idea di ripensarla in termini urbanistici e in termini di sostenibilità, in primo luogo sociale, è risultato un tema interessante anche per un paese così avanzato. Però le idee che abbiamo portato sono state ritenute interessanti. Adesso entriamo un po' più nel dettaglio del progetto dove riguarda, come dicevo prima, la possibilità di costruire dei nuovi scenari urbani, verdi, moderni e di alta vivibilità. Che cosa vuol dire? Che nell'area che poi vedremo, la storia della Lombardia è caratterizzata da un processo di antropizzazione che è vecchio di millenni, nel senso che già il simbolo che vedete della regione rappresenta la storia di 11.000 anni di storia di presenza in Lombardia dell'uomo, quindi capite che è un territorio che ha visto tutto la storia dell'uomo in quanto tale. Quindi queste tre condizioni si declinano, quello di scenari urbani verdi, moderni, ad alta visibilità, con quello che andiamo a vedere appena dopo, ecco la dimensione del progetto che è esattamente legato ad una scala interessante a livello internazionale. Allora, il cerchio che voi individuate sulla rappresentazione di Fini in realtà rappresenta l'area di interesse del progetto. Non è una rappresentazione di marketing in termini, come dire, comunicativi. I valori che vedete, diciamo, che rappresentano le quattro stazioni che sono Milano Cadorna, che è in centro a Milano, Milano Bovisa, che è la periferia di Milano, Saronno, la terza stazione, e la quarta stazione, Busto Arsizio, sono i quattro stazioni principali di quell'asta a cui faceva riferimento l'assessore Terzi, che in termini assoluti all'interno di Fili non rappresentano, come dire, dei valori confrontabili come realtà come quelli di Dubai, perché l'insieme degli interventi sono solo 188.000 metri quadrati. Ma il significato che gli abbiamo voluto dare, che produce un effetto domino, è un progetto di rigenerazione unica. Poi, per quanto riguarda invece le dimensioni dell'intervento, i sei progetti che, come dicevo prima, sono quattro progetti di grande architettura nelle quattro stazioni principali, quindi il grande pensiero architettonico di connettività tra la nuova stazione e il territorio, la popolazione all'intorno della stazione. In genere le stazioni vengono ritenute dei non luoghi urbanisticamente, perché sono stati progettati esclusivamente per la funzione trasportistica. Quello che ha tentato di fare FNM è mettersi dalla parte del cittadino, che cosa si aspetta di trovare in una stazione prima del treno, che continuiamo a muovere gente noi, però è un cambio di paradigma che anche nel nome che noi ci chiamiamo FNM, la vita in movimento, per voler sottolineare la centralità dell'individuo dal punto di vista progettuale. Poi, al di là di questi numeri che danno la dimensione, vi dico,
io parlo in maniera molto influenzata da dove siamo, da Dubai, quando fai vedere questa cartina e questi numeri, la cosa diventa compatibile con chi si aspetta di vedere grandi progetti. E la scala a cui vi facevo riferimento è una scala che è compatibile con questa dimensione. Se andiamo avanti, ecco, per descrivere, diciamo, i progetti, poi li guarderemo bene in dettaglio, parto da una considerazione. Ad esempio, noi abbiamo la stazione di Milano Cadorna. La stazione di Milano Cadorna è la stazione a Milano la più avanzata rispetto a tutte le altre stazioni nel centro di Milano. Uno in piazza Cadorna, se ha la possibilità di vedere e venire nei nostri uffici, si accorge della centralità della nostra stazione, che è una stazione che dalle proprie finestre che cosa vede? Vede il Duomo di Milano, vede l'edificio che ospita il Cenacolo di Leonardo, vede il Castello Sforzesco, vede il Parco del Sempione e vede tutto il resto di Milano in maniera prossima. Quindi non c'è un posto come Cadorna più centrale nei servizi di mobilità, ma all'interno della storia di Milano più intima, quindi questo binomio che lega passato e un'idea di futuro, diciamo, in maniera inscindibile, perché furono molto coraggiosi chi nell'Ottocento decise di mettere una stazione così avanzata rispetto al centro, cosa che per ragioni assolutamente comprensibili, molti di voi sanno che la stessa idea di centralità l'aveva la stazione centrale di Milano, che era originariamente in Piazza della Repubblica. Quindi immaginate se fosse rimasta lì, uscire a piedi a Piazza della Repubblica voleva dire arrivare a piedi in Duomo, quindi con un rapporto molto intimo con il centro di Milano. Poi, giustamente dico, anche con le necessità che confermano il fatto che è talmente necessaria la stazione centrale di Milano, è stata concepita un secolo fa ed è totalmente funzionante alle esigenze. La storia ha dimostrato che la scala era più compatibile con un arretramento rispetto a quello che vi dico. Invece, per quanto riguarda Cadorna, noi siamo rimasti per fortuna oggi, ecco, al centro di Milano. Se vedete, questa è la nostra area, ecco. Qui c'è l'area, diciamo, del Cenacolo, il Parco del Sempione, l'Arco, della Pace. Qui inizia, diciamo, la parte che vi dicevo legata al Castello Sforzesco. Quindi più centrale di così non c'è. Perché abbiamo voluto indicare questa immagine un po' sfumata, in grigio? Perché la prima domanda che ci siamo fatti in FNM è che tipo di progetto potevi insistere in un'area così già rappresentativa, come vi ho indicato, perché citare la storia lì, è particolarmente impegnativo come input progettuale. E la suggestione, che poi è diventata un'idea progettuale, è che cosa manca a tutti i lombardi, milanesi e italiani che vengono in città a lavorare. Qual è l'elemento più essenziale? Il fatto che purtroppo, per ragioni ambientali, Milano, la Lombardia, è nell'area più compromessa per quanto riguarda la qualità dell'aria. Quindi l'idea di immaginare un luogo dove si tende a risolvere questo problema è alla base del progetto.
abbiamo avuto qualche problema di connessione. Ecco, l'elemento che volevo presentarvi, però non è questa la cartina a cui volevo fare riferimento, ma quella precedente. Se riesco a tornare indietro io. No, stiamo andando avanti. Poi parlano del mondo. No, stiamo andando avanti, indietro. Forse ha ripreso. Ci arrivo, eh. Ecco, ci siamo. No, non ci siamo. Sì. Fermi. Voglio fermarmi qui. Ecco, la soluzione che abbiamo individuato è di fare una copertura dei binari come quella che avete individuato e costruire insieme al Politecnico di Milano. Non un parco di tipo tradizionale, ma una fabbrica dell'ossigeno, cioè utilizzare attraverso un osservatorio privilegiato in capo al Politecnico di Milano la possibilità di selezionare le migliori tecnologie che consentono la captazione della CO2. E che cosa abbiamo scoperto? Adesso ovviamente è solo in termini di ricerche che in Olanda, Cina, Gran Bretagna, Stati Uniti stanno nascendo delle tecnologie legate ai materiali, legate alla possibilità di assorbire CO2 attraverso sistemi tali per cui si pulirà l'aria di Milano attraverso il concetto di fabbrica. Perché fabbrica? Perché gli allestimenti non saranno fissi ed eterni, ma sarà un programma fatto tra Regione Lombardia, il gruppo FNM e il Politecnico che il concetto di fabbrica, quindi in evoluzione, la piastra, che è quella che copre i binari, questi sono i vecchi binari sulla quale continuano a transitare i treni, sopra gli allestimenti, adesso questi sono ovviamente simbolici. Queste torri rappresentano dei camini inversi di fatto, cioè la possibilità di assorbire l'aria di Milano e attraverso delle tecnologie che sono già disponibili cambiare il clima e quindi la qualità dell'aria in quei punti. Ecco, perché abbiamo deciso di andare in quella direzione? Se voi notate, l'area interessata in verde alla copertura rispetto al Parco del Sempione, che è questa, era un'area estremamente limitata se fosse a verde naturale. Quindi l'effetto sulla città era insignificante. Poi turbava da un certo punto di vista anche il disegno neoclassico del Parco del Sempione, che ha una sua dimensione architettonica e storica che deve mantenere. Quindi fare un secondo parco di fianco era un po' una forzatura dal punto di vista planimolumetrico. Poi gli architetti trovano soluzione a tutto, giustificano tutto. E noi però come indirizzo abbiamo detto, se di fianco a una foresta, chiamiamola naturale, del Parco del Sempione, perché qui è il Castello Sforzesco, qui l'Arco della Pace, pensiamo a una foresta sintetica su 72.000 metri quadrati. Allora, lo sforzo che abbiamo fatto, ma è solo uno sforzo teorico, è immaginare l'effetto della foresta sintetica sul resto di Milano. In che termini, per capirci? Sabbio, che è un nostro consulente, che si occupa di transizione energetica, si occupa di captazione di CO2, di tecnologie legate all'idrogeno, è un forte innovatore nazionale, ci ha individuato in maniera assolutamente simbolica in questo momento, perché il lavoro lo farà il Politecnico,
delle tecnologie di captazione della CO2 che come rendimento, si volesse fare un paragone tra un ettaro di una foresta naturale, la foresta sintetica ha una capacità di rigenerazione, di captazione della CO2 270 volte più superiore a quello di un albero naturale. Quindi questa tecnologia è come se noi piantassimo il 7,43% della superficie di Milano in alberi, idealmente, su un'area di 70.000 metri quadrati. Come se noi su 70.000 metri quadrati piantassimo, diciamo, una quantità di alberi, quindi su 50.000, una possibilità che va a 13,5 milioni di metri quadrati. E quindi l'effetto sulla città idealmente è come se si decidesse di piantare un'area simbolicamente grande come questa, che tra l'altro arriva a ridosso, diciamo, del Duomo, e quindi idealmente rappresenta un impatto ambientale particolarmente significativo. Funzionerà? Come funzionerà? Che tipo di tecnologie useremo? Sarà un discorso aperto. Vi ho voluto dare il dato, diciamo, di partenza, perché il termine foresta sintetica non voglio che venga individuato come un termine che sia in controtendenza rispetto alla sostenibilità, che in genere viene solo ed esclusivamente interpretata con la piantumazione degli alberi, che è assolutamente necessaria, ma noi di FNM siamo fortemente convinti che l'uomo può risolvere i problemi del pianeta se sa usare bene la tecnologia. Noi siamo tecnologici per natura, e sembra una contraddizione in termini, ma non vorrei usare troppa filosofia, ma quando ho letto qualche settimana fa un articolo del primo fuoco individuato in Kenya circa 1 milione d'anni fa, ecco, lì è nata la nostra storia, perché la possibilità di controllare il fuoco ci ha permesso di cambiare latitudine, di rendere visibile la notte, di difenderci dagli animali e di poter, per dire, cibarsi di un maggior numero di proteine, e da lì l'evoluzione del cervello. Quindi tutto ciò che limita l'uomo in termini ideologici non fa parte di questo progetto, ma pensa che la tecnologia possa risolvere anche tanti errori fatti dal passato. Quindi il concetto è sbagliare di meno, non sbagliare, perché probabilmente fra 100 anni qualcuno, se dovesse vedere un progetto così, individuerà dei limiti che sono figli, diciamo, dei ragionamenti che facciamo oggi. Adesso andiamo più velocemente, se me lo consente la tecnologia. Ovviamente, perché la usano, ma poi ne sono prigioniero. Oh, è lentissimo. Sì, vado piano e basta. Adesso passiamo al secondo progetto che riguarda il secondo polo, diciamo, dopo Cadorna. Non dimenticate mai, nel senso che noi qui sempre abbiamo il binario che collega tutte le descrizioni che vi farò, e quindi noi continuiamo a muovere gente. Vogliamo che la gente incontri un sistema urbanistico ed accoglienza diverso. Quindi tutta la parte, diciamo, di Bovisa che viene in qualche modo rigenerata all'interno di un progetto promosso dal Comune di Milano che si chiama Reinventing City. L'effetto innesco di questo progetto che si chiama Reinventing City nell'area tratteggiata che vedete in blu è un progetto che ha avuto nei 90 milioni di euro promossi dalla Regione Lombardia per il rifacimento della linea ferroviaria, l'elemento abilitante. Poi due interessi complementari. Il Comune di Milano
aveva la necessità di fare uno studentato per l'istituto dell'Università della Bovisa, noi la nuova sede del gruppo FNM, perché riteniamo che in termini sociali ed etici essere in centro a Milano come uffici non sia più compatibile con la nostra visione, perché sono io, i dirigenti, i quadri, non c'è più niente di quello che faccio io con le persone intorno a me che funziona al servizio ferroviario. Quindi è solo di rappresentanza. Quindi essere lì e a qualche chilometro non cambia nulla. E quindi valorizzare un asset in centro a Milano è più compatibile sia con l'etica sia con il business che facciamo, e anche con la possibilità che vi farò vedere di entrare in un sistema di conoscenze diverso. Perché se vedete in fondo di là c'è City Life, quindi un pezzo di City Life che comincia a dialogare con nuovi pezzi di Milano in periferia, sia con le altezze, sia con la connettività urbanistica, che consente, se vedete nel riquadro in alto, la nostra sede, quella in fondo, dialoga con tutto il sistema degli studentati del Politecnico di Milano e anche delle conoscenze, che essere prossimi alle conoscenze è quello che ci arricchirà, e quindi entrare all'interno di un perimetro di sapere. Il rettore del Politecnico di Milano ci ha detto che proprio a Bovisa vuole fare l'istituto di ricerca dell'idrogeno. Noi facciamo mobilità di idrogeno. Essere insieme vuol dire intercettare start-up, conoscenze, ricerca, che in centro di Milano non fai. Ma non perché 2 o 3 chilometri non sono superabili, ma perché vale il principio della contaminazione. E poi, dal punto di vista urbanistico, spostare 500 persone in periferia rispetto al centro cambia anche la mobilità in termini positivi, cambia anche l'effetto innesco sull'attrattività di 1,5 milioni di aree industriali dismesse che andranno recuperate. Quindi il bello, se sarà bello, attira nuove idee imprenditoriali. Vado avanti. Forse. Ecco, passiamo al terzo progetto. Paradossalmente, fuori da Milano le cose diventano più interessanti. Perché questo è Saronno. Uno dice: va bene, rifate tutto il centro di Saronno, che è quello tratteggiato in verde, 40.000 metri quadrati, più o ne meno. Sì, però bisogna capire la storia di Saronno. Allora, cos'è successo? Che quell'area che vedete in alto erano tutte aree che servivano alla funzionalità dei mezzi in termini di sosta e manutenzione. Adesso i treni li prendiamo con la manutenzione predittiva nel contratto d'acquisto, quindi tutte quelle aree non ci servono più, quindi non sono più funzionali al servizio ferroviario. La tecnologia cambia, l'urbanistica ha ancora questi retaggi. Tenete conto che sarà una città urbanisticamente molto compromessa dalla nostra rivoluzione industriale, soprattutto quella post bellica che chiamo ancora rivoluzione industriale perché figlia del piano Marshall, perché senza il piano Marshall non facevamo niente. Ecco perché su questa cosa dobbiamo dircelo, se siamo onesti con noi stessi. E che cosa ha fatto? Tutte le fabbriche che si sono evolute negli anni 50 e 60 hanno costruito la Saronno operaia, la Saronno lavorativa, con importanti attività industriali che poi pian piano si sono perse, e nei vari piani regolatori, poi piani del governo del territorio, come si chiamano oggi, sono stati sostituiti da case di abitazione. Cosa succede? Come tutte le volte, dopo il treno ti dà fastidio. Tu compri la casa, non puoi dire io c'ero 100 anni prima di te. Nasce una cultura politica di ripensare al territorio, che spesso i sindaci si fanno eleggere per risolvere i nodi urbani non più funzionali e anche per migliorare giustamente la qualità della vita di chi ha sostituito le fabbriche con le abitazioni, perché questa è l'evoluzione in 50 anni. E perché è interessante per Fili? Perché oltre a rifare tutta quest'area con finanziamenti regionali che insistono sul piano Lombardia promosso dal presidente Fontana, ha prodotto uno dei secondo, perché Bovisa non l'ho stressato tantissimo, il secondo effetto innesco, cioè il fatto che quest'area
essendo totalmente recuperata, ha generato l'interesse di un investitore privato complementare a Fili di 200.000 metri quadrati, che è l'ex fabbrica Isotta Fraschini Automobili. Isotta Fraschini Automobili è un marchio, un brand come la Bugatti. Non si fanno più le automobili, forse non si faranno più nemmeno le Bugatti perché decidono i tedeschi, e questa è una questione di quanto abbiamo deindustrializzato. Però per Fili che cosa accade? Che recuperando 200.000 metri quadrati di fianco ai nostri 40.000, lì proprio perché c'è un progetto di rigenerazione urbana in centro a Milano e a Saronno e a Bovisa, lì perché la regione ha deciso il quadruplicamento dei binari e quindi intensificare il Malpensa Express, la fondazione dell'Accademia di Brera, che è un brand mondiale, come la Scala, come il Duomo, come tutto quello che ricorda Milano, ha deciso di fare non una sede decentrata dell'Accademia, ma una seconda sede. Quindi essere in centro a Brera, a Milano, essere a Saronno, dovrà essere la stessa cosa. Sulla scala che vi ho indicato, per chi verrà a Milano, essere nel quello che noi chiamiamo, nei Lombardi, l'Interland, ecco, non ci dovrà essere questa percezione di due, diciamo, realtà, una subordinata all'altra. E questo lo si fa solo se sono collegate. Se c'è un sistema di collegamento tale per cui quei 20 minuti, 25 minuti non è un problema per un turista che si muove dal centro di Milano alla periferia. Però avere due accademie di Brera in centro e in provincia di Varese vuol dire cambiare scala rispetto al passato. Quindi per questo che lo ritenevo più interessante, ecco. Ecco, questa è la parte nostra, che è la parte di rigenerazione di tutte le nostre infrastrutture che sono novecentesche, come Museo del Viaggio, come area di ricerca, come centro per dire di formazione, per dire vogliamo mettere l'Accademia del Vapore insieme al Ministero, perché noi abbiamo solo tre macchinisti abilitati all'uso delle macchine a vapore. E ai miei gli ho detto che se questi vanno in pensione è inutile che restauriamo i mezzi storici. Vogliamo costruire un luogo dove si invita i giovani a pensare a un nuovo lavoro, che è il macchinista carbone. Può sembrare una contraddizione, invece io lo ritengo un nuovo lavoro, perché fra un po' quello che non c'è più non deve essere inventato di nuovo. Quindi avrà tutta la parte tradizionale e questa forma innovativa. Ecco, questo è Busto Arsizio, quindi è un progetto che si colloca anche qui molto interessante, perché Busto Arsizio si colloca come punto medio tra le università milanesi e l'università dell'Insubria. Quindi, se si intensifica la qualità della mobilità e tutte le aree di pertinenza del centro di Busto Arsizio, si ottiene la possibilità di consentire agli studenti di decidere di stare a Milano o in un centro, diciamo, più verso l'area pedemontana per scelta individuale, per libera scelta, legati ai costi degli studentati, legati ma anche alle abitudini. Quindi essere qua come studente ed essere, per dire, in una periferia di Milano potrebbe essere differente proprio per questo tipo di intervento che è importante dal punto di vista urbanistico. Anche qua, questa è una sezione perché è un progetto abbastanza avanti, vedete la parte dove oggi c'è la linea del Malpensa Express, sopra c'è una sorta di foresta lineare, reale in questo caso, e combinata con quella sintetica. Quelle due colonne che vedete in alto ospiteranno la tecnologia a cui avevo fatto riferimento a Cadorna, ed essendo proprio più nel verde il paese rispetto al centro di Milano, c'è una parte importante di verde naturale, quindi una composizione dei due. Vado avanti.
Ecco, la parte, diciamo, che voglio sottolineare è la suggestione, e l'ho raccontata questa mattina ai giornalisti degli Emirati, di che cosa accadrà quando uno scende con l'aereo a Malpensa, che è la stessa cosa di quando uno scende all'aeroporto di Dubai. Scende e se decide di prendere un mezzo per dire pubblico, usa la ferrovia e oggi si trova, come qua, una forte antropizzazione. Ecco, quello sulla quale noi vogliamo intervenire è che, facendo salva con l'antropizzazione, perché non abbattiamo niente, costruire una foresta naturale lungo la linea ferroviaria, piantando 800.000 alberi, in maniera tale che uno atterra e ha le quattro principali stazioni che incontra con quei quattro progetti di grande architettura che vi ho descritto. Quindi un biglietto da visita molto concettuale legato alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. E andando a ritagliare tutti gli spazi a zoning abbandonate di interesse di pertinenza ferroviaria, di pertinenza autostradale, che oggi sono aree, come dire, poco interessanti, per noi sono così interessanti per diventare una foresta lineare su 50 km. Quindi quando uno atterrerà a Malpensa e prende un treno, nota nuove stazioni principali, una foresta lineare immersa dal centro di Milano fino all'aeroporto di Malpensa è per noi un gran biglietto da visita per la città di Milano e per la regione Lombardia. Uno potrebbe chiedere perché 800.000 persone sono i viaggiatori che ogni giorno pre-Covid portava Trenord, quindi uguale al Belgio tutti i giorni, e quindi è l'impatto, diciamo, per segnalare quanto poi il TPL in Lombardia sia importante. Poi andiamo al sesto progetto, se la tecnologia ci assiste. Gli alberi pare che ci siano, ce li dà Airsoft. Quando li abbiamo chiesto all'Istituto regionale delle foreste, di solito gliene commissionano 20, 30, 50. Gli ho detto che ne avevo bisogno 840.000, ho guardato come se fossi pazzo, capito? Però adesso si è messo a zappare, si è messo a zappare. Ecco, guardate, questa cosa per chi conosce la Lombardia è l'impatto di uno dei nodi più drammatici dal punto di vista sociale, viabilistico, di quello che è capitato nel secolo scorso. Questo è lo svincolo autostradale della tangenziale nord di Milano nell'uscita Cormano-Paderno-Dugnano. Assolutamente necessario per entrare a Milano, assolutamente necessario per chi si muove da Venezia verso Torino. Però provate a immaginare, ecco, chi vive qua, chi vive qui, chi vive qua. È complicato. Queste aree, allora questa è l'autostrada, questo è lo svincolo, qui c'è la ferrovia e tra l'altro, avendo acquisito Serravalle, alcune aree sono nostre, perché sapete che se Serravalle è stata acquistata, nel senso è stata ceduta dal Regionale Lombardia al gruppo FNM per fare un polo unico della mobilità su ferro. Il primo effetto, che tra l'altro è già pronto questo progetto, a Commano, Paderno, Dugnano, abbiamo voluto proprio partire dal posto più compromesso. Noi siamo andati a prendere tutte queste aree qua, abbiamo dialogato con il comune. E la Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha progettato metro per metro una soluzione di verde a vantaggio di tutti i criteri, cioè qui costruisce delle barriere a verde e degli spazi utilizzabili per questo quartiere e va a costruire delle barriere verdi a bosco
a barriera delle abitazioni, che tra l'altro sono basse, quindi il verde viene molto percepito. E adesso, se vi faccio vedere le foto come sono adesso, sono aree totalmente abbandonate. Quindi questo lo facciamo, se immaginate che rispetto a Fidi, i comuni interessati dalla ferrovia sono 10, chi ha chiesto di partecipare a questo progetto di ripiantumazione sono 24 comuni. Quindi ci saranno comuni che saranno così lontani dalla ferrovia dove non c'è la stazione come quella che vi ho detto, non c'è la pista ciclabile che poi presenteremo, se non me la sono persa da qualche parte, con i click, non c'è, ma ci sono solo il pezzo di verde, quindi più ci si allontana dalla ferrovia, più l'impatto diminuisce, ma si allarga coinvolgendo popolazioni che insistono su 410.000 ettari, quindi per dire un'area che qui a Dubai, rispetto alla scala che hanno, diventa interessante nei numeri complessivi. Vado avanti. Ecco, l'altra novità che volevo presentarti è il progetto di costruire insieme con queste 10 realtà comunali una superstrada ciclabile. Cos'è una superstrada ciclabile rispetto alle piste ciclabili tradizionali? Che non ha interruzioni a raso. È come se fosse una mini autostrada a doppio senso di marcia, completamente distinta dalla viabilità tradizionale. Quindi, dal punto di vista sociale, che cosa ottieni? Un collegamento in sicurezza tra comuni che oggi fanno fatica ad immaginare che un padre di famiglia prenda un figlio con una bicicletta a 5 anni e vada da Saranna Rescaldina senza rischiare di incontrare un semaforo, un incrociaraso, cose del genere. Quindi è un progetto di connettività tra grandi centri, Milano, e un grande aeroporto, ma interessante per comuni che la maggior parte di chi ci ascolta non conosce. E quindi per noi sociale vuol dire dare la medesima importanza, quindi di equipotenzialità, anche a tutti questi piccoli centri minori che devono fare non le stesse cose, ma possono essere messe nelle condizioni di fare le medesime cose. Quindi adesso la distanza sono 50 km tra Malpensa e il centro di Milano, la prima stima sono 72 km, perché c'è 20 km di differenza? Perché la linea gialla non è detto che sia progetto definitivo, perché noi non è che attraversiamo. Usiamo solo la linea ferroviaria, che è usata solo al 60%. Poi c'è un 20% di piste bianche, poi il 20% negoziamo con i comuni dove metterla. Allora il comune ci dà le indicazioni precise dove metterla. Ad esempio, tra Rescaldina e Saronno, rispetto al nostro primo progetto che seguiva la ferrovia, ci si allontana dalla ferrovia. Non ci si allontana dalle stazioni perché devono essere in interscambio, ma ci si allontana dalla ferrovia. Perché? Perché sono già fatte due piste ciclabili che scendono dalla Svizzera. Quindi sarebbe stato stupido arrivare a 5 km e finire due piste ciclabili che sono internazionali, Lombardia e Ticino, e avere una pista superciclabile a 5 km. Quindi va a riconnetterle. Quindi in teoria, se uno è uno sportivo, non guardate me perché sono l'uomo più pigro dell'Occidente, dal centro di Milano uno può arrivare tra Saronno e Rescaldina in totale sicurezza in bicicletta e poi salire e andare fino in Svizzera senza interruzione. Quindi anche un alto livello di attrattività in termini di quel che si diceva prima, sostenibilità ambientale e quant'altro. Ecco, questa è la visione d'insieme che spiega però, prendendo la mappa delle piste ciclabili individuate da Regione Lombardia, che sono 9, noi ne risolviamo una, che
quella che vi ho appena descritto, anche perché la Regione Lombardia, oltre a essere socio al 57% della holding, ha una partecipazione di fatto indiretta, normata dalla concessione della sua linea ferroviaria, che è questa. Scusate, thank you dopo. Che è la linea di Ferrovie Nord, che è in concessione a noi fino al 2060. Perché abbiamo voluto inserire questa mappa? Perché le altre linee ferroviarie sono di RFI. Se RFI nel prossimo decennio progettasse un'idea di fili diversa dalla nostra, ognuno può avere, ma concepisse le proprie stazioni principali su tutti gli altri 8 assi, come abbiamo fatto noi, guardare la mobilità dolce insieme alla mobilità, diciamo, su ferro, la Regione Lombardia nella sua dimensione cambia totalmente, creando realmente una mega city dove si può andare dappertutto in bicicletta per tratti, perché è sempre connessa con il ferro, e questa sarà la scommessa post fili che apriremo ovviamente con nostri collaboratori e amici di RFI, perché riteniamo che per risolvere il problema ambientale della regione e dei tre centri principali, Milano, Bergamo e Brescia, per i problemi ambientali che ho detto in premessa, è necessario lavorare su questa scala, che è quella di quasi 11 milioni di abitanti. Grazie, abbiamo concluso. Thank you, Presidente Gibelli. Thank you for your presentation. A very impressive project. Thank you for this presentation. Now, it's not usual, but I'm sorry for that. I give the floor to myself. Buongiorno a tutti. Non è usuale che il moderatore si dia la parola a se stesso, ma per quando, non essendoci professor sempre stamattina mi passo la parola da solo. Per una brevissima presentazione rispetto a quello che è il contributo del Politecnico di Milano sul progetto Fili. Progetto Fili che in qualche maniera ci vede coinvolti, l'ha già è stato detto e rimarcato dal Presidente Gibelli più volte, per il fatto che il Politecnico di Milano innanzitutto condivide questa visione. E poi alle competenze, essendo un'università tecnica che parte dall'ingegneria con tutte le sue declinazioni, per passare attraverso l'architettura per arrivare al design, quindi con tutta una serie di contributi che possiamo dare per la realizzazione del progetto. Se non c'è problema, ci saranno delle slide che gireranno ad anello e quindi non sono strettamente legate alla mia presentazione. Quello che in qualche maniera volevo farvi vedere è quello che il primo contributo che il Politecnico sta dando al progetto Fili, contributo che viene fornito dal professor Michele Ugolini del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, che riguarda proprio la citata stazione di Busto Arsizio, che in qualche maniera dà semplice luogo finalizzato alla fruizione del mezzo pubblico, diventerà un luogo che in qualche maniera permetterà ai passeggeri in transito e non solo, ma anche alla cittadinanza di Busto Arsizio di avere un luogo non solo fruibile per il fine del trasporto, ma anche per altro, per le esigenze di tutti i giorni. Quindi, in qualche maniera, la finalità è quella di rigenerare dei vuoti urbani, okay, per renderli in maniera migliore fruibile ai cittadini. Questa è un po' la visione del Politecnico che parte da lontano, quando in qualche maniera una ventina di anni fa
si valutò all'interno dell'Ateneo che gli spazi storici di Piazza Leonardo da Vinci, che in qualche maniera sono la sede principale dell'Ateneo dal 1913, si decise, si valutò che non fossero più sufficienti per ospitare il numero crescente di studenti, ma non solo, i laboratori di ricerca avanzati per una tecnologia che stava acquisendo dei tempi di sviluppo rapidissimi, si decise di, non potendo l'area di Leonardo da Vinci essere ulteriormente, diciamo, occupata da spazi di proprietà del Politecnico, si decise di andare in periferia, nella famosa e citata Bovisa. Quindi una zona totalmente abbandonata ai tempi, perché diciamo, finita l'attività di alcune industrie molto importanti tra fine 800 e gli anni 60 del Novecento, associati diciamo, alla materia, alla produzione di prodotti chimici. Industrie che, come potete ben capire, rispetto diciamo, al prodotto. Loro prodotti chimici e a una ovviamente non sensibilità associata ai problemi dell'inquinamento che a quei tempi in qualche maniera non era preponderante e urgente come lo è per noi, lasciarono quella zona totalmente abbandonata ma anche diciamo inquinata. Quindi la nostra visione era quella di andare in quella zona con il supporto della Regione Lombardia, Comune di Milano, tutte le istituzioni, occuparla rendendola di nuovo usufruibile. E così è stato. E così è stato, e da 20 anni, anno più, anno meno, tutta l'ingegneria industriale del Politecnico è nella zona di Bovisa. Ma questo non ci basta. Non ci basta perché non tutto di quella zona è stato recuperato. È stato recuperato una parte, la cosiddetta area della goccia, che è stata l'area dei gasometri di Milano, ossia la stazione di pompaggio per il gas per tutta la città di Milano. Quell'area lì, che in questo momento è ancora simboleggiata dalla presenza ai tralicci dei gasometri, non è stata ancora, diciamo, costruita, ma abbiamo tutti i progetti scritti, fatti, certificati per poter dare inizio ai cantieri in tempi brevi, salvando quello che è il ricordo dell'area, quindi la struttura del gasometro rimarrà, ma all'interno di quello spazio verranno costruiti, i gasometri sono due, un gasometro verrà destinato al trasferimento tecnologico, okay? Quindi a quello che è rafforzare il rapporto del Politecnico col mondo industriale e alcune aziende hanno già deciso di avere un proprio spazio di ricerca fortemente interconnesso con quello dell'Ateneo all'interno dei gasometri. L'altra parte è siamo un ente che vive per la città e che la città accoglie, quindi che deve restituire alla città. Che cosa ci sarà nell'altro gasometro? Degli spazi per lo più di sport, quindi palestre, piscine, campi da pallavolo, pallacanestro e quant'altro, aperti ai nostri studenti. Noi, a differenza di tante università anglosassone, siamo un pochino più indietro rispetto a quella che è la campus life e ce la stiamo costruendo passo per passo, ma soprattutto rendendo disponibile quelle aree alla cittadinanza e quindi interconnettendo quello che è il mondo della ricerca con quello che è il mondo della vita di tutti i giorni. Con questo vi ringrazio, era soltanto per una sollecitazione a dirvi quanto noi siamo coinvolti in questa, proprio dal punto di vista della visione, con quello che c'è stato, con quello che c'è stato adesso. So, thank you, and now I give the floor to Andrea Vercellotti. Andrea Vercellotti is present from Milano. Now we check. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, grazie di essere presente. Andrea Vercellotti da Arcadis che ci darà il proprio contributo di Arcadis a questo progetto. So we will hear from Vercellotti the contribution of Arcadis to this project. Thank you and the floor is yours. Allora, buongiorno a tutti. Spero mi sentiate senza problemi. Yes.
Buongiorno, allora io sono Andrea Vercellotti di Arcadis Italia, noi siamo una multinazionale olandese di consulenze e servizi che ha accompagnato Ferrovie Nord nell'avviare il progetto della superstrada ciclabile o superciclabile che adorna Malpensa. Allora io oggi vi illustrerò brevemente quello che è stato il nostro lavoro in questa primissima fase, in questa fase di avviamento del progetto e che sostanzialmente, e qui vi mostro un'immagine che ha già in parte anticipato il Presidente Cibelli, rappresenta la spina dorsale, l'ossatura di questo grande progetto territoriale che è Fili. Allora ci tengo prima di tutto a specificare il nostro approccio. Allora non si tratta, come ha detto il Presidente Cibelli, di un semplice progetto di una connessione ciclabile o di una pista ciclabile come siamo immaginati, come le vediamo quotidianamente nelle nostre città, si tratta di un vero e proprio progetto infrastrutturale, ma ancora di più si tratta di un vero progetto di rigenerazione urbana. Per incidere sulle tematiche che sono state introdotte da chi mi ha preceduto, bisogna cominciare ad allargare la scala dei fenomeni che stiamo considerando e bisogna andare a includere il maggior numero di persone possibili. Bisogna andare a incidere sui comportamenti e sulla qualità della vita delle persone che vivono in questo quadrante del territorio lombardo e ovviamente più persone si mettono in campo, più persone si coinvolgono con le trasformazioni che stiamo introducendo, più si può, come dicevo, incidere su macro fenomeni come sono quelli dell'inquinamento, del cambiamento climatico e della qualità della vita in aree metropolitane, in vere e proprie megacity o città arcipelago, a seconda di come le vogliamo considerare. Quindi il progetto della superciclabile che adorna Malpensa è di fatto un grande progetto di transport oriented development, cioè un progetto che è tutto basato su un'idea sostenibile e in alcuni casi addirittura attiva di trasporto, cioè l'idea che i poli, i nodi principali di interscambio di questa città, ormai alla scala del territorio, a una scala regionale, vengano, siano i fulcri e siano densificati di attività e di valori urbani paragonabili a quelli che troviamo nel centro della città di Milano e che gli spostamenti da un nodo all'altro si basino su un sistema di trasporti sostenibile. Quindi sostanzialmente sull'interazione bici-treno, ma anche del rapporto fra l'interazione bici-treno e il resto del trasporto pubblico locale. Questa è una premessa fondamentale per capire il nostro progetto e per capire quanto appunto la semplice ciclabile da sola non fa nulla degli obiettivi che ci siamo dati, ma la ciclabile nel suo rapporto con la ferrovia, con le aree di trasformazione e con questi nodi fondamentali della città diffusa a scala regionale, riescono invece a raggiungere questi obiettivi. Allora, il nostro lavoro è proprio partito da un'analisi. Noi abbiamo cercato di studiare e di portare sul tavolo tutta una serie di esempi, in particolare europei, in particolare olandesi. Noi siamo una realtà olandese, quindi i nostri colleghi hanno sviluppato molti progetti di questo tipo in Olanda, in realtà in molti paesi europei, in primis il collegamento fra Amsterdam e l'aeroporto di Schiphol. Abbiamo preso il meglio di questi progetti e stiamo cercando quindi di implementarli in un progetto ancora più ambizioso all'interno del contesto di Fili. Noi siamo partiti appunto dall'analisi di questi nodi, di questi punti, di questo tracciato che si innestano sulle stazioni di Ferrovie Nord, analizzando quello che può essere l'impatto sociale, quella che può essere l'impatto in termini di qualità dell'ambiente urbano, di attrattività economica e di accessibilità e comfort di questi grandi nodi su cui insiste il tracciato della Cadorna Malpensa. L'idea che questi nodi possano essere densificati e tutto il trasporto fra un nodo e l'altro possa essere basato su un sistema sostenibile, cosa vuol dire? Che io, come diceva il presidente Gibelli, sono uno studente in uno studentato, ad esempio a Bovisa, e posso spostarmi su Milano, su Saronno, su un'altra delle quattro sedi universitarie lungo il tracciato per seguire determinati corsi e quindi io posso vivere in un contesto in cui magari le case costano meno, in cui il contesto ambientale è come dire, ancora una qualità come dire, accettabile rispetto a quella della grande città o dell'area urbana più densa, più densificata, ma con una facilità di spostamento e di accessibilità a tutti i servizi della città e tutti i servizi che sono dislocati lungo questo quadrante di Regione Lombardia su cui si trovano elementi e servizi di notevole importanza. Quindi questa è la premessa fondamentale. Dopodiché, ovviamente, abbiamo analizzato anche la situazione attuale della mobilità e c'è un dato che ci ha assolutamente colpito.
la stragrande maggioranza degli spostamenti, il 54% degli spostamenti all'interno dei comuni attraversati e che abbiamo analizzato, è uno spostamento di piccolo raggio, quindi al di sotto dei 3 km, il 70% dei quali motorizzati. Questo che cosa vuol dire? Che la grande congestione è proprio data da tutta questa serie di micro spostamenti fra un comune e l'altro, fra un quartiere e la stazione, fra un quartiere e l'altro, che tendenzialmente per il modo di vivere a cui siamo abituati, che siamo abituati appunto a esperire quotidianamente, è ancora tutto basato sull'automobile. Ecco, trasformare in un sistema di mobilità sostenibile attraverso l'interazione bici-treno è la grande sfida di questo progetto. E il nostro obiettivo è arrivare appunto a nodi di questo percorso, addirittura a zero automobile. Io, vivendo in questo sistema, non avrò più bisogno dell'automobile, a meno che io lo voglia, cioè per forza la voglia usare per fare determinate, come dire, per svolgere determinate azioni della mia vita quotidiana. Ecco, come vi dicevo, il caso olandese è sempre stato un focus di riferimento molto preciso. L'Italia ovviamente da questo punto di vista, per una questione culturale, è in ritardo. Il 40% degli spostamenti bici-treno, degli spostamenti verso le stazioni in Olanda avviene in bicicletta, cioè io, è la classica cosa che siamo abituati a vedere da turisti, io mi sposto in bicicletta alla stazione, parcheggio la mia bicicletta in stazione e mi muovo in treno, addirittura carico la bicicletta sul treno in alcuni casi. Poi scendo e o prendo un'altra bicicletta e continuo a muovermi in bicicletta, o prendo il trasporto pubblico locale o con la mia bicicletta proseguo. Questa è un po' la situazione che siamo abituati a osservare. In Italia siamo migliorati da questo punto di vista negli ultimi anni, il cambiamento culturale è sotto gli occhi di tutti, siamo arrivati a un 10,1% come dato dell'anno scorso, la strada è comunque ancora lunga. Quello che è interessante è che questo è un territorio, quello del appunto fra Cadorna e Malpensa, è un territorio con dei dati al di sopra della media nazionale, quindi c'è già una certa propensione a spostarsi in bicicletta e a sperimentare, a recepire forme di mobilità diverse da quelle che siamo abituati a vedere quotidianamente. Questo lavoro ci ha portato a un'ipotesi di tracciato. Ecco, come vi dicevo, che cos'è una superciclabile? Ha alcune caratteristiche principali, in parte le ha anticipate il presidente Gibelli, quindi quanto più possibile in sede propria, con meno interferenze possibili con gli altri tracciati, con gli altri sistemi di mobilità. Ovviamente questo è un territorio densamente urbanizzato, con una serie di interferenze con altri sistemi infrastrutturali di grande complessità, quindi laddove possibile sarà questo l'approccio, in alcuni casi bisognerà scendere a piccoli compromessi che in realtà però sono già normati dalla legge italiana e che noi saremo fra i primi a sperimentare, se non addirittura in alcuni casi i primi a sperimentare in Italia, come ad esempio alcune tipologie di strade a uso misto, dove però la bicicletta ha la precedenza rispetto all'automobile. Ecco, e vedete che come questo territorio sia un sistema estremamente eterogeneo di centri urbani, medie città, piccole città, grandi servizi della mobilità come l'aeroporto di Malpensa, parchi naturali, parchi regionali, aree di rigenerazione urbana, sono queste in viola che vedete, ed elementi di attrattività turistica. Ecco, l'infrastruttura della superciclabile non parla a una specifica categoria di utilizzatori, parla a tutte le categorie possibili, ai pendolari, ai turisti, agli studenti, a tutta una serie di altre forme di utilizzatori di queste reti del trasporto e di questi luoghi, a cui cerca di dare una risposta complessiva. E in questo modo appunto si candida a diventare un asse fondante di questo quadrante di Regione Lombardia. Il lavoro di definizione del tracciato è in realtà stato molto più approfondito. Noi abbiamo diviso il tracciato principale in 7 quadranti che sono stati oggetto di una negoziazione con alcuni comuni molto avanzata, con altri ancora in una fase preliminare, per capire appunto quali devono essere le polarità messe in campo, messe in relazione dal passaggio della superstrada ciclabile. Ovviamente le stazioni sono sempre il riferimento, ma quante più polarità di diversa natura vengono messe a sistema dal tracciato, tanto più il tracciato sarà centrale e sarà in grado di trasformare e di rigenerare tutti gli spazi urbani ed extraurbani attraversati dal percorso. Questo è un esempio del contesto di Saronno. Vedete che l'ipotesi di tracciato, che tra l'altro si è poi ulteriormente evoluta, è questa. Vedete come si toccano grandi aree di trasformazione, l'ex Isotta Fraschini che ha citato prima il presidente Gibelli, tutta una serie di sedi scolastiche, di istruzione superiore e di istruzione universitaria, e tutta una serie di poli turistici.
Dopodiché sono state considerate ovviamente tutte le interazioni con i sistemi trasversali della ciclabilità regionale e locale che il percorso deve intercettare. Diventa una sorta appunto di punto di ingresso a tutta una serie di sistemi trasversali di natura turistica, di natura pendolare, eccetera, eccetera. E poi abbiamo classificato tutti i tratti del percorso in modo da capire quale intervento su percorsi esistenti, percorsi da realizzare ex novo, tracciati dismessi di ferrovia da convertire o ciclabili esistenti da convertire, debbano essere appunto, che tipo di intervento debba essere applicato su tutti questi tracciati. Sostenibilità di un'opera infrastrutturale significa anche quanto più possibile rigenerare infrastrutture già esistenti. Ci sono tantissime reti ciclabili già presenti su quel territorio che noi includiamo nel progetto, nessuna ha attualmente le caratteristiche per essere una super ciclabile. Questo ci ha permesso appunto di fare anche delle prime stime economiche. Ovviamente l'impatto è un'infrastruttura, quindi ha dei costi significativi. Abbiamo cominciato a quantificare questi costi e poi abbiamo introdotto delle prime linee guida in termini, ad esempio, di materiali. È un'infrastruttura, ma attraversa un'area urbana, deve avere la qualità architettonica, la qualità paesaggistica, di un'infrastruttura urbana e quindi come tale abbiamo introdotto alcune linee guida, quindi, identificato alcuni materiali che devono essere riciclati, sostenibili, quanto più possibile a chilometro zero, identificato particolari sistemi di drenaggio, identificato elementi costruttivi anche di facile manutenzione, e di facile, sostituibilità nel tempo. Prodotti quanto più possibile durevoli, tenendo conto che appunto sono materiali che vengono, come dire, si troveranno a essere impiegati in contesti molto diversi. Okay? Quindi si tratta di un'opera appunto che dovrà essere anche facilmente mantenuta nel tempo e a costi ragionevoli. Importantissimo, lo stesso linguaggio architettonico che noi andiamo a definire dovrà essere costante per rendere riconoscibile l'infrastruttura lungo tutti i, siamo arrivati a dire 54 chilometri del tracciato per come attualmente è ipotizzato. Ci saranno ovviamente, come vi dicevo, ci sono sistemi autostradali, ferroviari, di strade, superstrade molto complessi da bypassare, quindi ci saranno alcune opere d'arte, come dicono gli ingegneri, comunque alcune opere costruttive particolari lungo il tracciato che andranno risolte in modo significativo, ecco un po' anche il perché dei costi non indifferenti dell'opera. Abbiamo una serie di sezioni tipo dove si evidenziano gli elementi che ho introdotto precedentemente, quindi la carreggiata quanto più possibile separata e senza interferenze rispetto agli altri tipi di traffico, anche il traffico pedonale laddove possibile. E poi un'analisi costi-benefici che abbiamo condotto su questo territorio. Allora, considerando uno scenario realistico, ogni euro che verrà investito in questo progetto genererà 2 euro di benefici nei territori. Questo considerando che cosa? Sia le perdite di accisa e le tasse sull'automobile, questo è un parametro che nell'analisi costi-benefici va per forza considerato, ma anche considerando tutti i risparmi indiretti, quindi la minore congestione stradale, cioè sarà un progetto che toglierà macchine dalle strade, quindi sarà a beneficio anche degli automobilisti, un risparmio di tempo negli spostamenti quotidiani, effetti sul sistema sanitario nazionale, è un stile di vita più sostenibile e che quindi diminuirà l'impatto sul sistema sanitario nazionale, esternalità sull'ambiente e sul clima. Questo in uno scenario medio, normale. In caso, ad esempio, di uno shift modale autobici a standard olandesi, i benefici saranno ancora più consistenti. Ovviamente il percorso sarà anche, come si dice, oltre a un'infrastruttura lineare, l'infrastruttura lineare, scusate, sarà punteggiata da un sistema di servizi di piccola scala, di servizi puntuali, che andranno appunto a supportare tutti questi diversi tipi di utilizzatori, e quindi ci saranno supporto alla ciclabilità, quindi punti di ricambio, di affitto, di ricarica, di parcheggio, eccetera, eccetera. Tutti i sistemi di servizio, dall'illuminazione ad altri tipi di ricarica, al monitoraggio ambientale, punti di informazione turistica, tutto questo costituirà appunto una grande dotazione di servizi che si andrà a dispiegare puntualmente lungo il tracciato.
Quello che vogliamo fare è anche esplorare delle soluzioni ancora più innovative. L'idea che il tracciato possa diventare come dire, la sede di smart tunnel, quindi di una soluzione già sperimentata altrove, ma che in questo territorio potrebbe dare risultati molto interessanti, cioè al di sotto del tracciato ospitare dei tunnel funzionali all'interno dei quali condensare i sottoservizi, e quindi le reti idriche, le reti di illuminazione, la fibra. In alcuni casi, fra l'altro, queste potrebbero anche diventare delle forme di sostentamento dell'infrastruttura stessa per la sua manutenzione e implementazione futura. E poi, come vi dicevo, un utilizzo attento di tecnologie, che trasformino, questo tracciato in un grande dispositivo ambientale, quindi punti di monitoraggio sia della qualità dell'aria, ad esempio, che dell'acqua. Dell'utilizzo del fotovoltaico a supporto di alcuni di questi servizi, eccetera, eccetera. Come ha anticipato anche il presidente Gibelli, appunto, l'idea della ciclabile come dispositivo ambientale, come ossatura di tanti punti di micro riforestazione. È dimostrato da diversi studi come una certa densità di microforeste abbia un beneficio in termini di come dire, trattenere le microparticelle di biodiversità, di qualità dell'aria e anche di rigenerazione dei suoli, molto più alto che ad esempio avere poche grandi riforestazioni. Quindi lungo il percorso, e questo farà parte della qualità ambientale appunto e del manufatto che sarà la superciclabile, ci saranno questi punti di microriforestazione che ha già introdotto il presidente Gibelli. Ultima immagine, come capite, questo è un grande progetto di territorio, è un grande progetto che mette a sistema gli interessi e gli obiettivi di una serie di stakeholder molto diversa tra loro. Come vedete, sarà un progetto che metterà insieme appunto dagli enti pubblici, dagli enti locali, dagli enti di scala più vasta, alle sedi universitarie, i parchi, fondazioni che vorranno supportare il progetto, alcune aree di rigenerazione principali. Vi ho citato l'ex Isotta Fraschini, ma abbiamo mappato più di 50 aree di rigenerazione di una certa scala lungo il percorso. Le utilities, alcuni privati e alcuni punti di particolare interesse. Come diceva già Gibelli, nel solo tratto urbano di Milano noi mettiamo a sistema con il nostro tracciato una quantità molto rilevante di sedi o appunto di luoghi che ospitano funzioni particolarmente importanti per la città e per la regione. Ho cercato di essere il più sintetico possibile, questo è il quadro del lavoro che stiamo facendo, che adesso speriamo possa passare appunto alla sua fase attuativa. Grazie. Thank you. Thank you to Andrea Vercellotti for this presentation. Very clear about this problem. Now I give the floor to David Guerlain, that is the director of the transition unit of Expo 2020. The topic is very interesting, the future of export after Expo. Is a topic that concerns all the location in which the exhibition has been made. So it's very interesting for us to listen to your presentation. Thank you. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name David Gourlay. I've been resident now in Dubai for over 20 years, trained as an architect. Kind of fell into master planning and urban design, and very fortunate for the last 5 years to be working on Dubai Expo 2020. The questions my colleagues were always asked is it going to be ready in time? And of course, it was ready a year ahead of time. And the second one is, what are we going to do with it afterwards? So I think let me quickly run through. Okay, so let's look. Sorry, one back. Yeah, the first slide. If we look at the sustainability attitude of the Expo, it went right back to 2013, the original bid document. One of the criticisms of Expos is that they tend to be, you build them for 6 months, you knock them down. You keep maybe one or two iconic structures, and it's very wasteful. So even back in 2013, the sustainability was baked into the DNI of the project, and we as Expo, we promised that we would keep over 80% of the structures we build and repurpose.
and in fact, it's going to be closer to 90. Now, that's everything that Expo built for the project. And then the other aspect is the self-built country pavilions, like Italy, America, UK, etc. And there was an undertaking by these pavilions that they would build them, but at the end, they would dismantle them and reuse them elsewhere. So again, the sustainability KPIs were built into our partners. So what we have here is an image of District 2020, maybe 20 years down the line. You might recognize certain structures within the development, the dome. There's the iconic structure of the sustainability pavilion, mobility, et cetera, and the UAE pavilion. So this is the vision we had right from the start. And the expo was just going to be the first 6 months of the project. That was always designed with this in mind. Okay, so we have to look at the assets we had at Expo and how we were going to integrate them. In some ways, we have a little video, which I think maybe explains it far better than I can. If we can just run that video, please. So we're coming to the end of the event, the 31st of December. Did this run? Here we go. So this is coming to the end of the event. It's less than less than 3 weeks away. So as the event finishes, the self-built country pavilions are removed, which frees up a lot of land for us to develop in the future. And we retain the three thematic districts, some key pavilions, the Al-Wasl Dome, and the five buildings around that you can notice, the UAE pavilion also, and the thematic districts. Let's move to the next slide, yes. It's not running. Move to the next slide, please. So yeah, this diagram really illustrates a little bit better. You can see here the colorful components are the ones that are there today and will retain. We look at right in the middle is our Al-Wasl Dome, five buildings around it, two hotels, three office buildings. There's the three petals, which are the sub-themes of Expo. That is sustainability, mobility, and opportunity. At the end of each of the petals, that is the main theme pavilion. Sustainability is Terra, mobility is Aleph, and opportunity is Mission Possible. So next slide. Again, human-centric, part of the component is very much a walkable community, cyclable, and we'll get into that in a little bit more detail. So these are some of the assets that we retained. Al-Wasl Plaza, this is an amazing structure. It's a huge 360-degree immersive exhibition space. If you've had the opportunity to go out Expo, I think it's essentially the Eiffel Tower of our project. It's the memorable takeaway. When you think back in Dubai, this is obviously the structure everyone's thinking about. Can we move to the next one? Yeah. Okay, so we also have some other key pavilions which will remain. If we look far right-hand side, sustainability pavilion. This is Terra. During the legacy, it is slight change, but it will turn into a children's science museum. Mobility pavilion that's Aleph, will retain its present purpose and be an exhibition space, continue the existing exhibition. But we have the ability to convert this into an office building, a high and grade A office building in the future. The UAE pavilion is a civic. It's a federal building belonging to UAE, not so much Dubai Expo. So they have their own plans for it, but it'll be more of a civic structure.
Next slide. Obviously got a heavy file here. So the next slides talk about some of the other key components are the green spaces, there's two major parks, which will be retained for SAN and Jubilee. These are event spaces during the event, but they will also remain. And they become part of a very important component of Expo, which is just the whole wellness attitude we have to the lifestyle of the future District 2020. No joy? We'll carry on. Sustainability and wellness. We have, fortunately, many of the structures that are at Expo follow the LEED certification, if you're familiar with LEED. I think there's about 80 structures with at least gold, and there's four or five which have platinum certification. And we are very fortunate to inherit these structures. The one thing that we will do to build on this is we are going for what is called a WELL community certification. WELL community registration is similar to LEED, but in a sense, it's the next generation, where we look at a much more holistic view of your community. It's not, LEED focuses mainly on the building component. We're looking at more the community and the facilities that are there, the green spaces, the cycling tracks, the walking tracks, etc. They seem to be locked. So design for people, if we look at the future development of the plots, it's very much a case of walkability and cycling capability. We're looking at, particularly if you were today walk through the thematic districts, which are there, these are retained. They're originally built for the countries that could not afford their own pavilion. They're housed there. Each country has at least their individual space. What is happening, we will convert these into either residential, mixed use with some F&B. So you have this whole community which will be in these thematic districts. We will have initiatives to bring these people into thematic districts. These are self-shaded, narrow areas, very pedestrian, walkable, and that whole aspect we will spread throughout the whole project. As well as that, in the pedestrian ways, cycling was introduced very late in the day in Expo. It's been proven to be very attractive. There is at the moment a 10-kilometer bike park around outside. There's a jogging track. All these will be developed and enhanced for District 2020. Next slide. Open Space Network. We have these two major park spaces. We are developing that with a series of urban spaces as well. And there'll be a string of these urban spaces linked together by the pedestrian paths and the cycling paths and so on. So there becomes a complete network of walking and cycling throughout the site. Next slide. So if those who might be familiar with this expression in Dubai, the Sikha, is traditionally a narrow alley between houses that became the pedestrian route. We are taking that and we're developing, you can see the yellow there, the whole series of dedicated pedestrian routes throughout the project. These will be separate from vehicular routes. So it's a very secure, comfortable walking environment. But the interesting thing is that Sikhas tend to be the back sides of buildings here. We're very concerned about the public realm interface with the building. And next slide, we can see a sample of the type of environment we want to create for this walkable
Nope, lost that slide. So when we look at walkable cities, there's kind of four principles that we follow. Security, you want to be away from speeding cars, tripping distances. Comfort, it has to be a comfortable environment, shaded, not windswept. A purpose, you need a purpose. So we're adopting a 15-minute city attitude to the planning. It's very much a mixed use. So from your place of residence, you can walk to your work, to kids to the school, all your medical facilities, your shopping, F&B is all within this 15-minute walking or cycling distance. So you have a purpose. And then the last component is interest. It has to be an interesting walk. So again, we are very concerned about the interface of the building edge and the public domain. And we have a series of building regulations that we're enforcing that it's an interesting place to walk. Again, let me run to a few more slides. Yes, we discussed the LEED and the WELL certification. Next slide. So walkability, I think the last that I hear is the LEED. Just run to a few, I think we've talked over these now. Future-centric, okay. So from mobility, we are looking at in our pedestrian promenades, there's going to be a hierarchy where we have a pedestrian route, cycling route, public transport, and then private vehicles. So that'll be the priority we have for these spaces. We also are introducing a route for autonomous vehicles. Autonomous vehicles, the technology is moving very fast, but what we have done is we've identified a route where we can have this autonomous vehicle running through the development and passing all the major features, so it becomes a true useful addition to the public transport system. Okay, the last issue is market centric. We know this is Dubai, so all the plots that we have for sale in the future will be the proper size. We know that we can house the appropriate parking within the plot. It's going to be all mid-rise, mid-density. It'll be a completely different urban design from what is normal. In Dubai, you tend to get podiums with tower blocks. The tallest structure we have is about G+7, G+8. The tallest structure on the development will remain the dome and will be the key feature in the development. So it's going to be very much more of a European city urban design. From a cost benefit analysis, we know it's a very cost effective means of construction, but this type of building, as opposed to I think the other thing that you find with the towers is that they tend to be on the car park podium, and then you're walking along, I mean, the perfect example, you're walking along the side of exposed car parking deck. This is not the type of environment we want to create. We will make sure that as you're walking, you're looking at something of interest. So my apologies for the slideshow. It's been a bit of a disaster, but hopefully you've got the point. Thank you for this very interesting presentation. Now I give back the floor to President Gibelli for a final conclusion, final remarks, and final greetings. Thank you. Innanzitutto, rispetto a questa esperienza che abbiamo portato qui a Dubai, come tutte le volte che Fili si muove, porta
casa qualcosa in più, quindi sono più le cose che porteremo in Italia rispetto a quelle che lasciamo. Anche questa visione che ci è stata presentata per noi diventa, come dire, ispirazione di una conferma che possiamo ancora di più migliorare il progetto, perché di fatto Phyllis insiste su un'area di rigenerazione urbana e il post-expo, anche se per un periodo breve, è di fatto una rigenerazione urbana su un modello, per dire, diverso ma compatibile con la possibilità di esportare e importare delle novità. Quindi ringrazio veramente tutte le persone che hanno collaborato a questa presentazione. Sono contento di aver suscitato interesse sia da parte della stampa locale e potenzialmente degli investitori, perché costruire, come abbiamo raccontato ieri, l'ecomeno della sostenibilità, una serie di mega siti a misura d'uomo che consentiranno di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e la qualità in termini di sostenibilità del pianeta, è l'obiettivo che ogni grande centro deve porsi. Come abbiamo sottolineato ieri, Dubai è molto diversa da Milano, però ci si può aiutare, perché gli uomini, indipendentemente da dove sono, hanno il dono dell'autovalutazione, cioè il senso di sé, e quindi di trasferirlo ai propri simili, che penso che sia il messaggio migliore che possiamo augurare e augurarci soprattutto. Well, thanks everybody. Now is scheduled a networking lunch at the penthouse. We will follow the personnel in order to reach the side. Thank you, everybody. Grazie.